qui allora vedete qui voi avete una videata e la seconda videata, qual è qua in questo icona arancione, in questa icona arancione io posso andare a impostare queste due videate come piace a me. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io posso dirmi ho selezione display, cosa vuol vedere il display? Voglio vedere che si possono immutare, e la pagina mutare, se no posso vedere anche la pagina da tutti i sini. Ok? Oppure la pagina, sulla pagina display 2 voglio vedere le origini pezzo. E poi posso dire ok, adesso registra queste due videate nel set numero 5. Così tutte le volte io vado a cliccare al numero 5 avrò queste due videate impostate. Ok, diciamo che la videata, diciamo quella di default, dovrebbe essere questa qua. Questa qua è la dove ho sempre una condizione generale di strumenti sui vari quadrini, e queste qua vedete che è il programma prova e le varie fasi di lavoro. Si possono personalizzare o sono definite la macchina? No, come? Sono già definite la macchina, ma si possono anche personalizzare. Sì, no, si possono tutto come ho fatto prima io, cioè andare proprio sulle due videate e scegliere se mi risponde. L'asse C è in gradi? L'asse C si è in gradi. Con l'asse in gradi? Sì. Con comando G e comando AC più o meno? Cioè il valore sì. Della coordinata in C? Sì, poi o può farlo in da 180 gradi oppure da 90. Però con il comando C. Sì, il comando C. E quando voglio fare un profilo circolare, un profilo sulla circonferenza che ha una certa sagoma, le coordinate vengono date in XY. Come vuole. Anche o in C. Anche in coordinate polari. Anche in polari, no? Sì. O in cartesiano e in polari, li accetta tutte e due. Certo. Io ho una funzione che posso programmare, quella che si chiama X frontalmente, in XC. Ok, quindi lo muovo da X e da C. E posso programmarle sia in cartesiane che in volante. Proprio lì dal comando G, 17, dobbiamo fare. Se provo a programmare un paio. No, no, e allora in Matatrol non si parla di codici. Cioè è, molto, cioè è conversazionale, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono proprio dei menu che proprio sono abbastanza chiari, cioè o in XY o là, cioè è proprio scritto. Quindi è molto, molto semplice da quel punto di vista. Ok, un'ultima cosa di questa videata o comunque di come andare a navigare sul menu del controllo. Allora, vedete che io ho una freccia di sinistra e una freccia di destra. Qua. Freccia di destra. Io queste due frecce ce le avrò sempre, anche se cambio pagina. Quindi freccia di destra, freccia di sinistra. Quali sono qual è la funzione del G2? Allora, la freccia di destra permette di visualizzare tutto il contenuto della pagina che sto guardando in quel momento. In questo momento sto guardando la pagina di posizione, cliccando sempre freccia di destra, io non faccio altro che vedete che scorro, poi queste qua, tutti questi punti poi li vedremo con calma, li vedremo tutti.
Allora, giusto per farvi capire, questa qui è proprio un girare il loop tutto il contenuto di questa pagina qua. È vero che lo posso fare anche in un unico, diciamo, step, cliccando la freccia in alto. Cliccando la freccia in alto ho tutto il contenuto in un'unica videata. Mentre la freccia di sinistra mi permette di saltare da una pagina all'altra del controllo. Quindi freccia di sinistra, dati utilizzi, freccia di sinistra, programma, freccia di sinistra, posizione, ritorno in posizione. Quindi la freccia di sinistra salto da una pagina all'altra del controllo. Posso, poi guarda, c'è anche, posso fare anche due volte la freccia di sinistra, guardate. Se faccio una, due, o altri menu, prima di anni, per esempio, dove vedo tutti gli allarmi davanti. Quindi queste lì sono le come muoversi, iniziare a muoversi sul controllo. Ecco, io mi fermerei qua sulla parte teorica. Dopo adesso andiamo là. Va bene. È vero che 10:50 c'è una volta.